Ok, vediamo come risolvere uno dei problemi più comuni con le Canon MB5150 cartuccia Canon 2005. Allora, la stampante o dà errore B554, quindi cercando di fare la prima stampa, una stampa inizia a fare dei rumori come per la pulizia testine e poi esce l'errore, oppure, come in questo caso, la cosa più comune con il giallo. Si fa il test di stampa e il giallo non c'è. Qua vediamo il test di una funzionante e c'è la strisciata gialla, mentre qui non c'è nulla. Allora, per sistemare la stampante occorre estrarre la testina e utilizzare un kit estratto testine come questo qua. Vediamo subito. Allora, per farlo bisogna prima simulare una fotocopia. Nero colore non importa. Appena la testina fa rumore e comincia a stampare, che si sblocca dal blocco laterale, si toglie la corrente da dietro la stampante. E voilà. Si può estrarre il foglio che è rimasto a metà. E lo togliamo. Si apre la botola. A questo punto occorre un cacciavite. O piccolo a taglio o anche un po' più grosso se non è troppo lungo. Vediamo come questo o uno con un gancio come questo qua, un cacciavitino a taglio. Ora faccio vedere il perché. Sotto in questo punto ci sono due taglietti. Bisogna, spostando la testina in modo che non rompa le scatole, schiacciare con la punta del cacciavite dove ci sono questi due taglietti e tirare in avanti questa. Adesso quello del cacciavite è un po' grosso, per fare un po' più in fretta usiamo questo ferretto che per fare questo lavoro è perfetto. Uno da un lato e anche due. E questo tirando in avanti viene via. Si potrà poi riposizionare senza problemi. In questa maniera sarà possibile estrarre immediatamente le cartucce. Qua sopra ci sono i leveraggi per sganciarle, 1, 2, 3 e 4. E togliamo le cartucce da dentro. Ovviamente non l'ho specificato, ma facendo la pulizia a testine non si ottiene nessun risultato, chiaramente. Poi prendiamo un cacciavite a stella e ora vediamo se riesco a farvi vedere bene da vicino. Ok. Vedete qua la testina. Allora, ci sono due viti, una è qui, così, l'altra è qua. Vanno tutte e due rimosse. Quindi togliamo la prima. Togliamo la seconda vite. Queste due viti impediscono lo sgancio della testina. In realtà vedremo c'è anche una levetta che la blocca con un meccanismo a clip praticamente automatico. Questo complica solo un po' il lavoro. Probabilmente queste vitine sono addirittura superflue. Comunque, si allarga questa leva, questa qua. E poi con la cartuccia posizionata, la testina posizionata in corrispondenza di questo buco, si tira via. Ed ecco qua.
il corpo testina. Adesso vediamo come pulirla. Ok, allora posizioniamo la testina su la carta assorbente. Più ce n'è meglio è. E prendiamo il kit pulisci testina di EcoStore. Questo è il liquido, questa è la siringhetta, si mette questo adattatore giallo e si riempie la siringa di solvente. È un solvente apposta, non bisogna utilizzare alcol isopropilico o simili perché rovinano le testine. Allora, come vedete anche nella macchia c'è nero, c'è blu, c'è rosso, ma di giallo non se ne vede. Quindi andiamo a posizionare questo sulla punta inferiore, queste, vedete, queste sono quelle inferiori dove non c'è la molla, che è da dove la stampante tira l'inchiostro e lo premiamo dentro fino in fondo finché praticamente entra così. Ok? Perfetto. Allora, qua si vede bene la testina, andiamo a premere sul pistoncino della siringa. Allora, vediamo un po' se riesco a posizionarmi in modo che si veda bene. Ok, ecco, guardate le goccioline di giallo che cominciano a uscire. Non riesce ancora a dovere. Ecco che comincia a uscire del giallo, ma sta uscendo da sopra, quindi continuiamo a premere finché non esce bene da sotto. Ecco che sta cominciando a gocciolare anche da sotto il giallo. Aspettiamo un attimo perché almeno il solvente potrà agire, però sotto sta lasciando un po' il segno anche il colore giallo. Ah, è saltato via, lasciamolo pulire un po' e poi riproviamo. Ok, allora, una volta lasciato agire l'inchiostro, vedrete che se io schiaccio dallo stantuffo, eccolo qua, il giallo esce da sotto la testina. Quindi a questo punto possiamo interrompere l'operazione, espellere il solvente contaminato dal colore giallo e rimontare la testina una volta asciugata bene dall'inchiostro, cioè dal solvente in eccesso. Riprendiamo quindi la stampante e andiamo a rimontare la testina. Tiriamo giù la leva di blocco, recuperiamo le viti e le andiamo a riavvitare al loro posto. Centrarle, nonostante il cacciavite magnetico è la parte più difficile. Con un po' di pazienza e soprattutto la luce giusta ci si può riuscire. Cominciamo da questa che è un po' più semplice. Qua. Ecco qui.
Ora reinseriamo un kit di cartucce, reinseriamo il pezzo qua davanti che si inserirà a scorrimento, quindi si inserisce così e poi si spinge all'indietro e questo rimane agganciato. Montiamo le cartucce e facciamo la prova di stampa. Ok, riaccendiamo la stampante con le cartucce inserite e vediamo che succede. La stampante si accorgerà che è mancata la corrente perché abbiamo staccato i cavi e butterà fuori due fogli per verificare che il percorso carta sia libero. Dopodiché andiamo a fare una prova subito. Abbiamo messo le cartucce nuove, quindi prendiamo le utilità, manutenzione e facciamogli fare una pulizia in modo che carichi l'inchiostro sputando via il solvente di troppo. Proviamo a lanciare la stampa. Ok, il giallo sta cominciando a uscire. Adesso questo foglio era un po' spiegazzato e l'ha preso male, ma sta cominciando a uscire. Se non si presenta subito questa situazione, ripetiamo ancora una volta lo stesso sistema, la stessa pulizia, fin quando il giallo non comparirà tutto o non essersi liberato completamente. Questa è l'unica maniera per riuscire a sbloccare gli ugelli otturati. Ecco qua, ripetendo l'operazione, vediamo che adesso cola proprio un bel giallo pieno da qua. Quindi ci siamo. Ok, a questo punto andiamo a rieseguire il test. Adesso la stampante prima tirerà l'inchiostro perché si accorge comunque che la testina è stata rimossa, quindi in maniera del tutto silente, senza dirlo, farà una nuova pulizia testina non accurata, quella normale. Ok, ci siamo. La stampante ha ultimato la pulizia e sta stampando la pagina di prova. Ed eccola qua. Quindi siamo passati da questa situazione a questa situazione a finalmente avere la stampa del giallo. Ok, una volta terminato tutto, quindi una volta fatti anche i test di stampa e che abbiamo di nuovo il colore giallo visibile, a questo può valere anche per qualsiasi tipo di colore, possiamo anche rimettere il fermo, che non è necessario, non c'è nessun sensore che determina se è inserito o meno. Se la stampante è la vostra potete anche non metterlo, se no si inserisce così in una slitta, quindi si fa scorrere dentro, finito, la stampante è pronta.